Non voglio dire una banalità, ma sono sicuro che ovunque siano in questo momento, sicuramente correranno insieme a tutti gli altri angeli che quel maledetto giorno ci ha portato via dall'affetto dei loro cari e dalla gioia di una vita ancora tutta da assaporare. Il ricordo di Matteo e Davide, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché il nostro tempo possa ancora conoscere giorni di serenità e di pace. Giovanni Paolo II. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benedici questo campo sportivo per la gioia e il servizio dei tuoi figli. Massimo 5. Stiamo camminando su questo campo verde, un campo di erba sintetica. Poco fa dicevi, ce l'avessi avuto io un campo così, vero? Eh sì, nei miei trascorsi calcistici. Che devo dire non sono stati di altissimo livello, però mi ritengo soddisfatto e soprattutto mi ha dato tanto. Veramente devo dire che il calcio mi ha sono quelle passioni che c'hai fin da bambino, no? Ho avuto la fortuna appunto di seguire la squadra di San Gregorio insieme a mio padre nel lontano 75, che come ti dicevo avevo 9 anni, e quindi no, per me mi sembrava tutto così bello a quell'età, no? Vedevi questi giocatori che oggi ho rivisto dopo tanti anni, qualche capello bianco in più, e che però per me erano i veri miti, no? A quei tempi, dicevo prima, c'era Rivera, Mazzola, però per me i veri miti erano loro, questi ragazzi che sono stati come dei padri, proprio mi portavano con loro dovunque, insomma mi sentivo una seconda famiglia. Una seconda famiglia, esatto, è vero, proprio così. Ed è quello che tu stai cercando di fare oggi, tu stai cercando di replicare quei momenti e quei comportamenti di tanti anni fa, cioè tu bambino, oggi sei cresciuto e il tuo impegno più grande è quello di dare forza a queste nuove generazioni che hanno la fortuna di correre nel nome di Davide e Matteo. Certo, ma è quello, io penso che loro, è questo quello che vogliono, io sono convinto di questo, ne sono certo, che loro vogliono che noi andiamo avanti nel miglior modo possibile, cerchiamo di farlo sempre con, come dicevo prima, con dignità, con trasparenza, con correttezza, con onestà. Questi sono i veri principi della vita, no? I valori che tutti dovremmo avere, e chi come me ha avuto la fortuna di avere alle spalle una famiglia, dei genitori che mi hanno, si è visto oggi, si vede, trasmesso questi valori. Io ho cercato di farlo con loro e penso, insomma, in un certo qual senso di averglieli trasmessi, e questo è quello che ognuno di noi dovrebbe fare, perché appunto poi questi bambini di oggi saranno gli adulti, no? Di un domani, e quindi, come si dice, come uno li educa, come uno li abitua fin da piccoli, poi crescendo con quei valori se li portano dietro, quindi questo è importante. Ecco, questa struttura bellissima, io mi auguro che possa accogliere tanti di questi giovani, di questi bambini, ed è una cosa importantissima in questo momento storico. Una città
distrutta, diciamoci la verità. Io lo dico sempre, è inutile che ci nascondiamo, una città che è veramente in grande, grande, grande sofferenza e sarà così purtroppo per tanti, tanti anni. È inutile che ci illudiamo, che ci nascondiamo, è così, è una realtà molto, molto dura. E però ecco, abbiamo l'obbligo, il dovere di andare avanti nel miglior modo possibile e favorire questi giovani, ecco, offrendo queste strutture come questa di oggi. Io spero che ne possano sorgere delle altre, che ci possano essere altre strutture come questa che accolgano questi ragazzi, questi giovani, che appunto possano ricevere questi veri valori della vita, no? Importanti. Senti, tu, dicevamo prima nell'incontro con le istituzioni, con tutta questa gente che è venuta oggi, tanta gente che ha voluto rendere omaggio a tua moglie e ai piccoli Davide e Matteo, si è fatto tutto questo insieme. Questo alla politica non sembra, non al di là del momento di oggi, alle istituzioni, ai dirigenti, non è un messaggio che arriva poco. Questo campo voi lo avete fatto insieme, lavorando, soffrendo, impegnandovi, ci vorrà tanto per rifare l'Aquila, però o si rifà insieme oppure non si va da nessuna parte. Certo, ma questo è quello che io continuo a dire e mi dispiace che al di là degli interessi della politica, perché è inutile che ci nascondiamo, la politica sono solo interessi, fa parte del sistema, è normale, la politica ci vuole, ci vorrebbe una politica, secondo me, seria, in una politica diversa. Io sono convinto che sia necessario per questa città un cambiamento, ci vogliono persone con degli stimoli nuovi. Al di là di tutto, io non ho mai fatto politica, mai la farò, perché proprio è l'ultima cosa che mi interessa, perché io faccio tutt'altra cosa, faccio il medico, faccio il pediatra, ho fatto tanti sacrifici per raggiungere il livello che ho raggiunto, grazie a Dio. Di questo ringrazio sempre mia moglie, che mi ha dato una grossa carica, un grosso stimolo, un grosso aiuto, e la ringrazierò sempre. Quindi non è una questione né di destra né di sinistra né di centro, a me non interessa niente, è una questione solo per il bene della città, della collettività. Io penso che sia arrivato il momento di cambiare, ma di cambiare perché ci vuole gente con degli stimoli veri, della gente nuova, della gente giovane, perché il dramma è enorme, è inutile che ci nascondiamo, è inutile che facciamo finta di niente. È successa una tragedia al di là delle vicende personali, che è chiaro che hanno sconvolto me come tante altre persone, ma proprio ha segnato una città per sempre, secondo me. Inutile, andremo a finire sui libri di storia un domani, nel futuro, no? Si ricorderà questo terremoto come un evento che ha colpito L'Aquila, la zona nostra, in maniera devastante, però io penso che sia un evento, no, che ha segnato l'Italia, perché L'Aquila, capoluogo di regione, è un patrimonio dell'Italia, no? Quindi non si può abbandonare una città così importante, così grande, situata al centro dell'Italia. Quindi io penso che sia un evento veramente che ha lasciato il segno e lascerà il segno per tanti, tanti anni. Quindi tu dici servono le spalle più grandi, più larghe? Sì, serve tanta, tanta buona volontà, tanti stimoli nuovi, perché sai, è inevitabile, è il corso della vita. Io penso che dopo tanti anni, dopo un po', purtroppo gli stimoli si affievoliscono, scemano, e invece in questa situazione dell'Aquila c'è bisogno di tanti, perché il lavoro da fare è un lavoro immane, sono passati 3 anni, è stato fatto pochissimo o niente. Io mi rendo conto che, come ho detto prima, l'evento è stato devastante, è difficile, però secondo me se mai si inizia, mai si parliamo, no, di ricostruzione, 20 anni e 20 anni più 3, perché ne sono passati 3 a vuoto. Quest'altro anno ci ritroveremo qui magari di nuovo, sarà passato un altro anno e quindi parleremo di 20 anni più 4, quindi non è possibile più. Bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare per cercare di risollevare questa città, perché altrimenti io non vedo quale futuro ci possa essere per la città, per i cittadini, per i giovani. Quindi è difficile.
Senti, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare ad abbracciare le persone che sono venute oggi qui per te e per le persone della tua vita. Le dichiarazioni di Franco Gabrielli, capo della protezione civile, tu mi dicevi poco fa, ha ragione. No, non voglio dire che ha ragione. Ha detto che è colpa, recentemente ha detto che è colpa, ha dato molta colpa alla stampa e ha detto vorrei vedere più persone coinvolte in questo, in questa storia. Lui lo disse già chiaramente quando lo invitammo il 6 aprile, che abbiamo organizzato un convegno dove come fondazione, la nostra fondazione di cui sono presidente, Fondazione 6 aprile per la vita, abbiamo invitato lui come unico diciamo interlocutore, dove ci ha parlato appunto di quello che si sta facendo in Italia per la prevenzione. Ci ha fatto una lettura magistrale sulla prevenzione in Italia e lui già lì lo disse chiaramente, cioè disse io vorrei vedere sul banco degli imputati anche altre persone, e questo mi sembra che ha ribadito le stesse parole, ma è quello che io vado dicendo da sempre, dall'inizio. Ci sono delle responsabilità talmente grandi, talmente di tante e troppe persone, che anche un bambino di 5 anni se ne renderebbe conto. È inutile che continuiamo a far finta di niente. È così, molti ti dicono, bisogna fare i nomi, non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma è evidente, cioè le responsabilità sono a partire dal comune, dalla provincia, dalla regione. Per come si è gestito il terremoto, certo, per come è stato gestito il dopo terremoto, questo tu intendi dire? Certo, questo intendo dire. Ma partiamo a monte, ma se i palazzi che sono crollati fossero stati costruiti con dei criteri seri, in zone dove si poteva costruire, non con dei piani regolatori fittizi che non si capiva bene, perché a quei tempi dicono, ma a quei tempi non c'erano leggi. Non si capiva, ma non è così, secondo me. Poi sono sempre le coscienze delle persone che fanno le cose, no? Se queste persone avessero costruito senza risparmiare sul cemento, sul materiale, è chiaro che oggi non staremmo a parlare qui. Sì, il terremoto è normale, no? Però con danni molto limitati, diversi. Sarebbe stato lo stesso, perché è inevitabile che il terremoto nessuno lo può fermare, nessuno lo può prevedere, si può alleviare, lo chiede. Però abbiamo l'esempio del Giappone, dove hanno fatto delle scosse ben più forti di quella che c'è stata all'Aquila e non è crollato manco un palazzo. Questo perché? Perché è stato costruito tutto con dei criteri sismici ad alto livello, cosa che è mancata qui all'Aquila. Quindi partiamo dalle responsabilità a monte per poi scendere a livelli locali, a livelli nostri, a livello anche di Stato, no? Perché erano 6 mesi che c'era questa faglia attiva qui nella nostra zona, che continuavano a fare scosse ininterrottamente, e nessuno si è minimamente preoccupato di prendere una decisione. Ma ripeto, è chiaro che nessuno poteva bloccare il terremoto, cioè questo è talmente lampante, diciamo da tanto tempo, tutti. Inutile che questo, forse è una situazione di comodo dire questo, no? Ma il terremoto non si può prevedere, perciò io dico che si sta facendo uno scaricabarile, no? Tutto ricade sulla commissione grandi rischi, ma non è così. La commissione grandi rischi ha le sue responsabilità. Con vari livelli di responsabilità, tu dici. Chiaro, ma le responsabilità sono ripartite fra tutte le varie strutture, ripeto, da partire dal comune, dalla provincia, dalla regione, dalla protezione civile regionale. Dov'era la protezione civile regionale? Dov'era? Cioè non è stato fatto niente, non sono state allestite delle aree dove la gente potesse andare a trovare, no, un bicchiere di tè caldo, un bicchiere d'acqua, dei bagni dove... cioè l'informazione, dovesse succedere qualcosa ci vediamo lì. E lì c'è un soccorso. Ma è evidente, questo è mancato. E la cosa che mi fa ancora più male è che purtroppo ad oggi, dopo quello che è successo, continua lo stesso a latitare questa informazione. Questa è la cosa più... io dico sempre, all'Aquila c'è un detto che chi è aquilano lo sa, no? I rospi alle sassate. Ed è quello che sta succedendo qui. Cioè, nonostante tutto quello che è successo, nonostante quello che si è verificato, continuiamo a sbagliare, continuiamo a perseverare. Come si dice, errare è umano, ma perseverare è diabolico. E noi stiamo perseverando. E continuiamo a perseverare per quale motivo? Perché magari pensiamo che il terremoto non possa più fare? Questo nessuno ce lo dice. Magari diciamo, ormai il terremoto ha fatto. Quello grande è andato.
ormai però... se ne riparlerà fra 300 anni. Innanzitutto nessuno di noi lo può prevedere, nessuno di noi lo può dire. Ma poi, pure se così fosse, e noi che facciamo? Lasciamo affronta in questo modo le generazioni che verranno, ai giovani di oggi o quelli che verranno, una situazione come quella nostra? Facciamo in modo che fra 100, 200, 300, quando sarà, ci saranno altre persone che continueranno a piangere come stiamo piangendo oggi noi per l'incuria nostra e per la mancanza di trasparenza, di coerenza. No, non mi sembra il caso. Quindi io sono dell'idea che è arrivato veramente il momento di cambiare. È arrivato il momento di cambiare perché questa è un'occasione unica. O si cambia adesso o non si cambia mai più. Quindi è giusto, è doveroso nei confronti prima di tutto di chi non c'è più, ma anche non solo di chi non c'è più, ma anche di noi stessi che siamo rimasti qui. E in un certo qual senso, no? Abbiamo un obbligo morale, sia, ripeto, nei confronti di chi non c'è più, ma anche nei nostri confronti e nelle generazioni che verranno in futuro. Cioè, perché quelli che oggi stanno giocando a pallone, esatto, qui. Questi bambini, gli dobbiamo assicurare un futuro tranquillo, un futuro serio, con dignità, con coscienza, con trasparenza ed onestà. Questi sono i principi alla base della vita, dovrebbero essere questi principi alla base della vita di ognuno di noi. Grazie Massimo. Grazie a voi.